Nel primo incontro il funzionario della cooperativa chiarisce con l'imprenditore quali sono le sue necessità per definire lo strumento finanziario più idoneo. Facciamo degli esempi. L'imprenditore ha uno scompenso tra entrate e uscite di cassa. Ecco, lo strumento finanziario più idoneo è il fido di cassa, che la cooperativa può garantire al 50% per 12 mesi. Un secondo esempio. L'imprenditore ha necessità di accorciare il divario temporale tra l'emissione della fattura e la riscossione. Ecco, lo strumento finanziario idoneo è l'anticipo fatture. Anche questo può essere garantito al 50% per una durata di 12 mesi. Molto spesso questa forma tecnica viene affiancata anche al fido di cassa per evitare l'insorgere di insoluti. Quest'ultimo è un problema molto sentito dagli imprenditori in quanto va a peggiorare il rating che ha l'azienda nei confronti della banca. Un terzo esempio, l'imprenditore ha necessità di realizzare degli investimenti in beni strumentali o immobili che hanno dei ritorni economici in più esercizi. Ecco, allora lo strumento idoneo è il medio termine o il lungo termine. Anche queste operazioni possono essere garantite al 50% per la durata del finanziamento. Rivolgendosi alla cooperativa di garanzia, il margine di successo della richiesta che fa l'impresa nei confronti della banca aumenta, in quanto la banca sa che una parte, intorno al 50%, viene garantita sempre dal Confidi. Quanto costa accedere alla garanzia della cooperativa? Ecco, le imprese devono iscriversi pagando 50 euro e sostenere le spese di istruttoria che mediamente sono di 100 euro. Il commissionale viene riconosciuto solo al buon fine dell'operazione e per le operazioni a breve siamo intorno al 2%, mentre per le operazioni di rateizzato siamo sotto l'1% per anno. I tempi di erogazione. Ecco, una volta che abbiamo tutti i documenti a disposizione per l'istruttoria, l'erogazione sarà dopo circa 45-60 giorni.